C'è aria di festa nei camerini. Attori e tecnici ridono e scherzano. Mario Vitiello si trova faccia a faccia con un raggiante nazareno. Vitiello, maestro, oh, l'esistenza percuote e pesta le nostre anime, ma il teatro ci rammenta che ne abbiamo una. Questo stralcio è tratto dalla mia sceneggiatura intitolata Come Petito, come Molière. La storia racconta di Mario, un regista mai realizzato, si mosso più che dal talento da un persistente arrivismo. E racconta di Nazareno, che è stato un immenso attore, ormai anziano e caduto nel dimenticatoio. Il destino però riserva ad entrambi l'occasione del riscatto, un grande spettacolo al glorioso Teatro Italia. Sarà una collaborazione che vedrà contaminarsi le distanti anime dei due protagonisti. Io e gli amici artisti Luca Ricci, Claudio Cappello e Salvatore Ronga stiamo lavorando per trasporre la sceneggiatura in cortometraggio. E se v'andasse ad aiutarci, seguiteci e scoprite come fare. Le idee racchiuse in se stesse si inaridiscono e si spengono. Solo se circolano e si mescolano, vivono, fanno vivere e contribuiscono alla vita comune, alla cultura. Tu puoi fare in modo che questo progetto si realizzi, donando, sostenendo, condividendo. E allora, Come Petito, come Molière, il nuovo lavoro firmato da Giuseppe Iacono e Claudio Cappello, che abbiamo ospiti con noi questa sera in studio. Però Giuseppe, non solo Claudio Cappello e Giuseppe Iacono questa volta. No, non solo noi, anzi c'è da nominare per forza di cose Luca Ricci e Salvatore Ronga. Luca Ricci, che è stato un po' poi colui che ha acceso la miccia di questo progetto. Tu sai che lui è molto preparato tecnicamente. Lui si occuperà della fotografia. Della fotografia, sì. È molto preparato, ha un arsenale per poter girare cinema, ma si occupa principalmente di video commerciale. Aveva questo desiderio di lavorare a qualcosa di narrativo, di fiction, di filmico, e mi ha detto: hai qualcosa, vogliamo fare qualcosa, ci terrei a fare qualcosa. Io ho diverse sceneggiature, cioè, da dire la verità, tra cui questa Come Petito, come Molière, a cui sono molto legato, ed era una sceneggiatura in embrione, un plot, uno script, era nato per un lungometraggio. La realtà, le difficoltà di produrre un film sono tante, tu lo sai, lo immagini quantomeno, e alla chiamata di Luca ho risposto sì e ho cominciato ad adattare questo lungometraggio, questo script per lungometraggio, e ridurlo in un cortometraggio. La storia è ambientata a teatro, un grande teatro, e di quale aiuto poteva valermi sull'isola d'Ischia, se non la mente più brillante, più profonda, la sensibilità. Ronga. Il maestro Salvatore Ronga, che ha fatto una sorta di collaborazione, supervisione alla mia sceneggiatura, dandomi alcune dritte, inserendo alcuni passaggi narrativi che io avevo tralasciato, non avevo considerato, ma soprattutto abbiamo fatto insieme i dialoghi, e Salvatore si è esibito in alcune tirate di proprio parti teatrali di un Falstaff immaginario, apocrifo, che viene raccontato all'interno della storia, che sono degne di nota. Sicuramente è stato bellissimo anche lavorare con lui. Diciamo, quanti personaggi sono inclusi nella sceneggiatura che attualmente esiste? Perché poi sappiamo che fino a quando non si va a girare ci può sempre essere qualche cambiamento. Dunque, i personaggi principali, proprio i protagonisti, sono in pratica due, ma i personaggi principali, quindi quelli che rientrano nella stretta cerchia dei personaggi di spicco, sono almeno 5-6 personaggi più importanti, più una decina di altri piccoli ruoli che compaiono qui e là ad arricchire. Dovremmo fare tutto in 25 minuti massimo. Una storia ricca, ricchissima, in 25 minuti. C'è già un'idea, te lo chiedo, su quella che potrebbe essere la distribuzione di questo corto nei tuoi progetti? Nei miei progetti sicuramente è un corto che tende ad essere nasce da una scrittura che tende ad essere molto sensibile, poetica, è quella che oggi chiameremmo una commedia drammatica, quindi ricca di sentimento, di significato. Almeno questa è l'aspirazione, certo, no? È chiaro.
E sicuramente punteremo a dei festival importanti, i più importanti a cui potremmo accedere, cioè lì, proprio a un taglio d'autore, per cui vorremmo fortemente partecipare ai festival italiani e europei più importanti. E poi, credo, la destinazione per un cortometraggio, questo, in questo caso non un lungo, sarà canali tematici a cui provare a vendere il prodotto. Ah, e al tuo fianco, se tu sei lo sceneggiatore, il regista, il coprotagonista, insomma, reciterai anche in questo corto, al tuo fianco c'è sempre Claudio Cappello che sarà aiuto regista e si occuperà poi del montaggio. L'aiuto regista è una figura che chi non ha a che fare col cinema, Claudio, non la conosce, immagina che sia una specie di vice regista, mentre invece è tutt'altro. Sì, soprattutto in questo caso in cui il regista è anche impegnato, pesa profondamente con il ruolo di coprotagonista, quindi lui sviluppa una regia prima delle riprese, non potendosene occupare in diretta ovviamente, perché sono i due ruoli probabilmente più impegnativi in assoluto, e quindi quello che viene deciso prima viene poi messo in atto in modo che lui possa dedicarsi alla recitazione come impegno principale, perché il ruolo che ha scritto non è da prendere sotto gamba, c'è molto di autobiografico e rappresenta un tipo umano ben preciso, quindi ha bisogno di tutta l'impegno possibile. E diciamo, dopo tanti anni, tu ti occuperai anche del montaggio, ma dopo tanti anni che lavorate insieme, che collaborate, avete sviluppato tanti progetti insieme, sul montaggio poi Giuseppe com'è? Viene a fianco a te o ti lascia, tra virgolette, campo libero? Dopo qualche lavoro fatto insieme siamo arrivati al punto che il montaggio praticamente lo stabiliamo prima di girare, non è più lasciato alla creatività. Una volta visto il materiale facciamo così o colì a seconda di come ci sembra meglio sul momento. Abbiamo cominciato a preparare praticamente la scaletta delle inquadrature prima di fare le riprese, e quindi il montaggio finale diventa un assemblaggio, ma è una diretta conseguenza di quello che viene girato, sì, in buona sostanza. Sì, praticamente abbiamo iniziato a girare soltanto quello che riteniamo necessario, non si gira nulla di più di quello che è necessario, come facevamo all'inizio, quando per inesperienza giriamo i nastri, non si dovevano consumare i nastri, immagino. Giriamo il più possibile in modo da avere poi molta scelta dopo, ma è una cosa che può andare bene, ma può andare anche molto male, quindi abbiamo preso quest'altra via che è sicuramente più professionale. E in ordine di tempo, l'ultima fatica cinematografica realizzata sempre insieme da Giuseppe Iacono, anche in quel caso come, mi sembra di ricordare, sceneggiatore, regista e protagonista, è l'ultimo tango che era un lungometraggio che sta ancora girando. Sì, adesso c'è la fase dell'home video, siamo ai DVD, ha girato mezzo mondo, oddio, quasi tutti i continenti tranne l'Australia, ha preso diversi premi in giro per il mondo, mi ha portato in giro per il mondo fisicamente. Intanto noi dovremmo avere il trailer probabilmente dell'ultimo tango, che dalla regia, se lo possiamo vedere, ecco, mentre ne parliamo, mentre ne chiacchieriamo. Ed è stato un progetto anche quello fatto con un crowdfunding e ha portato bene a tutti quelli che ci hanno lavorato. Chiaramente i sistemi di distribuzione sono molto complessi, dispendiosi, e un film indipendente non ha una facilità di distribuzione così come un film mainstream, ma a suo modo, in maniera indipendente, ha girato e sta girando ancora con l'home video, che è molto richiesto, il DVD, e quindi nelle case delle persone, non solo italiane, gira questo DVD, e vari cineforum qui e là, ma ormai è un progetto che appartiene al passato. Che in qualche modo è un cerchio che si è chiuso, che però, voglio dire, ognuno, tutti quelli che hanno partecipato poi hanno fatto altre cose, hanno lavorato su altri set, lo stesso tango mi ha portato personalmente a lavorare in Bulgaria,
Vero. Per dire, queste cose qui sono su successe. Un personaggio che in un qualche italiano modo mafioso, non era proprio una macchietta di un italiano mafioso in Bulgaria, pensa. Perché un regista si innamorò dell'Ultimo Tango, un regista bulgaro in Grecia, tra l'altro, guarda i casi. E quindi questa formula per gli autori indipendenti, questa formula del crowdfunding, intendo, ritorna perché è un risultato immediato, ti dà subito la temperatura dell'affetto che il pubblico ha per te. E chiaramente, siccome l'accesso ai produttori o ai metodi di produzione non è così semplice, è la maniera più veloce per vedere realizzato un progetto. Per riuscire, diciamo, a mettere insieme quelle forze. Il minimo delle forze, un euro ciascuno, per dire, anche con un euro ciascuno, 10.000 persone possono fare un po' di soldi. Non avendo alcuna spesa poi in realtà. Ed è un metodo, quello del crowdfunding, sì, che se vogliamo però non hai utilizzato solo e soltanto per quello che riguarda questo lungometraggio, c'è addirittura un precedente teatrale. A teatro, sì. Un grande progetto, diciamo, noi in questo momento in studio siamo tre, ci siamo trovati a farlo tutti e tre, in quel caso una rivisitazione circense dell'Amleto di Shakespeare, che si chiamava Elsinore Circus, che nel gennaio del 2017 fu portata in scena ad Ischia, e mi pare che c'era anche Claudio Cappella. È stata una grande, me ne hai sempre parlato come di una grande fatica, Giuseppe, non lo so. No, fu una fatica enorme. Perché forse dando qualche numero si può dare al pubblico. C'erano 40 persone sul palco, scenografie abbastanza imponenti. Corpo di ballo, acrobati. Musicisti, acrobati, giocolieri, attori. No, fu una cosa grossa e fu un grande momento di aggregazione. Un grande momento di aggregazione anche con due partecipazioni molto molto importanti. Una, quella di Alessandra Tesser, e soprattutto la scenografia firmata Jean-Manuel Martin da un grande maestro. Sì, che ha fatto grandi film e che collaborerà anche in questo film come Petito, come Molière. Ormai noi siamo amici per la pelle, ha fatto L'Ultimo Tango, cioè dove ci sono io, c'è anche se c'è bisogno di uno scenografo, c'è Jean-Manuel Martin. E possiamo dare qualche dritta su come fare per donare? Guarda Claudio, posso chiamarti Claudio? Ma sì, certo che mi puoi chiamare Claudio. Giuseppe, a noi servirebbero all'incirca, per andare bene e non avere problemi, noi stiamo puntando a un tetto di circa 10.000 euro. Con 10.000 euro riusciremmo a pagare gli attori che vogliamo. Questo non è un fatto di speculazione personale che noi facciamo. Ci sono spese tecniche, spese artistiche, ma la possiamo, maggior parte di possiamo, queste spese... A questo punto di vista possiamo così alla rinfusa elencare il cast di L'Ultimo Tango, del lungometraggio? Chi c'era nell'Ultimo Tango? Per dare l'idea, insomma, che non è una cosa che... Io nell'Ultimo Tango c'era Renato Scarpa, anzitutto, che è uno che ha fatto Il Postino. Come no? E ha fatto anche I Due Papi di recente, voglio dire, per dire due film. C'è Mario Porfido, che tutti conoscono, una faccia conosciutissima della fiction italiana e del teatro anche. C'era Cloris Brosca, che ha recitato, per dire solo due nomi, con Edoardo De Filippo e ha fatto Il Camorrista, che sono due cose abbastanza notevoli. C'era Massi Furlan, cattivo italiano di film americani che tutti conoscono, ma di cui nessuno qui da noi conosce il nome, ma che in realtà il viso attore, lo conoscono tutti, è un attore famosissimo, tra l'altro ha fatto L'Ultimo Jumanji, voglio dire, ha fatto Batman, è sempre il ruolo del villano. C'era anche la nostra Luciana De Falco, che ha fatto un'opera di maestria incredibile, una scena efficacissima. Sergio Pierattini, Iavarone, non so, mi dimentico qualcuno, sicuramente lo dimentico. Vabbè, se vogliamo, anche per quello che riguarda le maestranze, c'erano delle firme di prim'ordine, come il direttore di fotografia dell'Ultimo Tango, Gianni Ippolito, direttamente da Los Angeles. Francese che lavora a Los Angeles. Di origini casertane. Sì, è carissimo amico. E poi c'era tutta una schiera di talenti isolani e napoletani che non sono da sottovalutare, sia nell'ambito recitativo che nell'ambito
delle maestranze nel reparto tecnico, come Sveva Germana Viesti, una truccatrice di primo ordine, effettista speciale, Luca Ranieri, un grande fonico. Insomma, c'era tanta gente. Ed è stato pure quello un lavoro. E quello poi si vede quando si va a vedere il film, quando anche lo si guarda attraverso il supporto del DVD. Questo esce, questa qualità esce. Io immagino che ci sia da parte tua la volontà di andare in qualche modo a replicare. Ma penso andare un lavoro oltre, fatto per bene. Andare oltre, perché quello era una sorta di dramedy, un dramma commedia poliziottesco con un filo di sperimentale, di surreale. Sì. Che sicuramente può risultare un film di nicchia. Come Petito, come Molière, è un cortometraggio e peccato che non possa essere un lungometraggio, che si può considerare un'opera trasversale, non per questo banale, ma trasversale perché può arrivare a tutti, a coloro che cercano la narrazione di nicchia ed anche a coloro che sono abituati a un tipo di narrazione un po' più ortodossa. E questo credo sia una qualità, è una forma di maturazione della scrittura. Ok. La mia personale forma di maturazione. E quindi andiamo a ricordare, come Petito, come Molière, c'è la possibilità di partecipare attraverso il crowdfunding alla realizzazione di questo cortometraggio. Se volessimo dare qualche istruzione materialmente sul come... Materialmente ci sono due modalità. Credo domani... dovrebbe partire domani la... diamo una data domani perché... è giorno 7 se non dico una sciocchezza 7 febbraio, dovrebbe partirà insomma, salvo catastrofi, l'apertura del link del sito Produzioni dal Basso, che è una piattaforma di crowdfunding attraverso il quale donare. Verrà pubblicata, se seguite Facebook o le principali, principalmente da Facebook, e poi in seguito tutti gli altri social, troverete questa pagina di Produzioni dal Basso su cui donare, mentre alternativamente in maniera diretta potreste anche donare sul conto corrente dell'associazione Bastoni tra le Ruote, associazione no profit, sì. Un'erogazione liberale, contattate la pagina di Come Petito Come Molière e potreste fare la donazione diretta. Vi fornirò l'IBAN, dico qui pubblicamente perché mi sembra inelegante. È inelegante, anche diciamo. Perché sono un sacco di cifre a memoria, neanche saprei fare. Però attraverso Facebook è possibile, insomma, mettersi in contatto con la pagina di Come Petito Come Molière. Sì. Oppure scrivere a giuseppeiacono75@gmail.com. E le abbiamo dette tutte. Sì. Le abbiamo dette tutte. Sì. Quindi direi che possiamo anche salutarci. Non so se tu o Claudio volevate aggiungere qualcos'altro prima di chiudere questo spazio. Io un piccolo ringraziamento. Sì. Il promo che avete visto prima di questa intervista e che credo rivedrete al termine. Sì, immagino, tra poco. Probabilmente. È stato realizzato grazie alla disponibilità del Teatro Polifunzionale di Ischia nella persona di Enzo Boffelli, con la collaborazione gigante, come sempre, alle luci di Francesco Rando, che ha fatto anche le luci all'Ultimo Tango, e Gianni Ippolito, il direttore della fotografia, se lo voleva portare in America, a Los Angeles, perché gli ha creato a mano delle luci che lui voleva acquistare, Francesco gliele ha regalate a mano, e lo terrò sempre con me, Francesco, anche in Come Petito Come Molière. Scusate, anche perché altrimenti gliele dovevi comprare, Giuseppe. Scusate la parentesi, ma per Francesco un sentimento d'affetto particolare per la bravura e per il lato umano, la disponibilità. E poi la voce del doppiaggio del promo, la delicata voce, è di Irene Esindi, che ringrazio. Ecco, ho ringraziato. E ringrazio te, Claudio. Grazie a voi, grazie a Claudio Cappello, grazie a Giuseppe Iacono. In bocca al lupo per Repi o Viva, come preferite, non so. Basta che ci sia il lupo. Uh-huh. Grazie e in bocca al lupo per questa campagna di crowdfunding. Noi ci guardiamo di nuovo il trailer e poi a voi la scelta. C'è aria di festa nei camerini. Attori e tecnici ridono e scherzano. Mario Vitiello si trova faccia a faccia con un raggiante nazareno. Vitiello, maestro. Oh, l'esistenza percuote e pesta le nostre anime, ma il teatro ci rammenta che ne abbiamo una. Questo stralcio è tratto dalla mia sceneggiatura intitolata Come Petito, come Molière. La storia racconta di Mario, un regista mai realizzatosi, mosso più che dal talento da un persistente arrivismo.
e racconta di Nazareno, che è stato un immenso attore, ormai anziano e caduto nel dimenticatoio. Il destino però riserva ad entrambi l'occasione del riscatto, un grande spettacolo al glorioso Teatro Italia. Sarà una collaborazione che vedrà contaminarsi le distanti anime dei due protagonisti. Io e gli amici artisti Luca Ricci, Claudio Cappello e Salvatore Ronga stiamo lavorando per trasporre la sceneggiatura in cortometraggio. E se v'andasse ad aiutarci, seguiteci e scoprite come fare. Le idee racchiuse in se stesse si inaridiscono e si spengono. Solo se circolano e si mescolano, vivono, fanno vivere e contribuiscono alla vita comune, alla cultura. Tu puoi fare in modo che questo progetto si realizzi, donando, sostenendo, condividendo.